I couldn't help at one point in our discussions with privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children, wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held, if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all of the local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale UFO News. Oggi mi interessa farvi vedere un video di un multiplo avvistamento UFO e non solo, perché si tratta di un interessantissimo caso storico avvenuto nel 2011 che mi ha sempre appassionato, che ho trattato in diversi convegni come prova dell'interazione degli UFO con i vulcani, e ho anche esposto più volte l'ipotesi che in alcuni casi siano questi stessi a provocare delle eruzioni, a provocare degli eventi. Ora, il video che stiamo vedendo è il video originale che sono riuscito a recuperare. Purtroppo nell'arco del tempo, tra una pubblicazione e l'altra, si è gravemente deteriorato, non sono riuscito a trovare video di qualità migliore, e ci sono delle scritte originali in inglese che purtroppo sono state impresse di colore bianco direttamente sul video, quindi non ho cosa farci per renderle più visibili o toglierle direttamente, quindi abbiate pazienza. Purtroppo è così, però il video, se lo osservate, nonostante la scarsa qualità e in considerazione del fatto che si tratta di un video che dura circa 6-7 minuti e che è stato girato da una webcam fissa per lo studio appunto delle eruzioni vulcaniche. Ancora non abbiamo detto di quale vulcano, ma stiamo parlando del Sakuryama, uno dei vulcani, se non il vulcano più attivo del Giappone. Tutti ricorderete che nel 2011 ci fu il famoso tsunami. E prima dello tsunami naturalmente ci fu un terremoto. Questo terremoto, che avvenne a Tohoku in Giappone a largo, e avvenne appunto nel 2011, ma prima che si sviluppasse il terremoto e prima che quindi di conseguenza si sviluppasse il maremoto, è accaduto qualcosa di strano. Vediamo insieme di cosa si tratta. Il vulcano Sakuryama è sotto osservazione, come dicevo prima, perché è uno dei vulcani più attivi al mondo. C'è una strana foschia, sembra del fumo, intorno al vulcano, e nella sua parte bassa, nelle pendici, in quella che potrebbe essere una strada normalissima, ci sono due piccole fonti luminose. Una delle due ad un certo punto comincia a pulsare, comincia a muoversi sempre più rapidamente e innesca l'altra, che incomincia a crescere in volume diventando una energia abbagliante e sempre più potente, che nell'arco di tutto il video si andrà sviluppando ulteriormente come se si caricasse. Nel frattempo, in basso, su quella che potrebbe sembrare anche in questo caso una linea retta, probabilmente una strada che passa tra i boschi, è difficile in queste immagini avere certezze, qualcosa da questa energia fa avanti e indietro per alcune centinaia di metri, forse addirittura per un chilometro, con una rapidità incredibile, come se stesse caricando un'energia
da una certa distanza con un certo movimento, aumentando costantemente questa forte e potente energia che abbiamo al centro del vulcano ai suoi piedi. Nel frattempo, mentre il fumo prodotto continua ad aumentare, dal fumo emergono i primi oggetti sferici palesemente, chiaramente spuntati successivamente, e di questi, fatta eccezione uno che per quasi tutta la durata del video rimarrà nello stesso punto dove si trova dall'inizio, quasi dall'inizio del video. Tutti gli altri sembrano in qualche modo uscire dal vulcano, dalla sua parte retrostante, quindi non visibili, oppure materializzarsi sopra il vulcano per poi lentamente allontanarsi verso il cielo. Di questi oggetti, durante il video se ne vedono più o meno costantemente almeno tre nell'inquadratura della webcam, che non sono gli stessi perché appunto, come ho detto, ognuno di questi oggetti va salendo lentamente. Ci sono dei momenti in cui gli oggetti diventano anche 5-6 e sostano e impiegano alcune decine di secondi, se non addirittura forse un minuto o più, per uscire dall'inquadratura. Ma la cosa più interessante di tutti, non che le altre non lo siano, è che due oggetti sembrano essere sparati dal cono vulcanico verso l'alto in verticale con una velocità che sembra quella di un proiettile, elettromagnetico, cioè parliamo di una velocità di almeno 10.000 km orari. Infatti, in un batter di ciglio escono dall'inquadratura della webcam. Ora non è chiaro, visto la potenza dell'energia, se questi due oggetti, che sono apparentemente usciti dal vulcano, possano invece essere stati sparati dal luogo dove si sviluppa questa energia. È tutto poco chiaro. Però si possono fare tutta una serie di ipotesi. Ipotesi numero 1: qualcosa alla base del vulcano ha sviluppato un'impressionante energia che ha innescato il vulcano. Infatti, in questo video è diciamo tagliata la parte, ma nel video completo della webcam, che ricordo dura forse 15-16 minuti, è possibile osservare che subito dopo l'ultima esplosione di questa energia il vulcano comincia ad eruttare. Il momento in cui il vulcano comincia ad eruttare è pressappoco lo stesso identico momento in cui si sviluppa l'epicentro del terremoto Tohoku in altra zona del Giappone, in mare, nel 2011. Quindi i due eventi sono in contemporanea, solo che l'eruzione del Sakuriyama è stata ben poco discussa e probabilmente deliberatamente tenuta un po' da parte, così come la questione degli UFO che si trovavano sopra la centrale di Fukushima durante lo stesso evento, subito dopo che c'era stato il maremoto, o comunque già da qualche momento precedente. Magari in un futuro potrei, anche se riesco a trovare un video di discreta qualità al riguardo, fare un'analisi dell'evento anche di... Quindi potrebbe esserci, abbiamo detto, qualcosa alla base di sviluppo causato dallo sviluppo di energia. Ci potrebbe essere un utilizzo, per esempio, di una tecnologia tipo ARP che non è visibile ma colpisce dall'alto. Ci potrebbe essere un'interazione da parte degli oggetti volanti non identificati, che tutti intorno all'aria in qualche modo accumulano energia in un punto per fare scatenare l'eruzione vulcanica. E qui potremmo anche azzardare a dire
E il fatto che questa azione sia stata compiuta non è per forza un indice di negatività, ma preferisco non scendere troppo in questo dettaglio. Se il video vi è piaciuto, cliccate la manina lì in su per lasciarmi il vostro mi piace ai video. E ricordatevi, se volete, potete lasciarmi anche un graditissimo commento a cui risponderò il prima possibile. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e se vi interessa e non lo avete ancora fatto, attivate il campanellino per avere le notifiche delle nuove uscite. UFO News e Gabriele Lombardo vi augurano buona navigazione e una buona giornata.